è uno sfacelo. Sono delle apparenze, come quinte di un teatro tenute in piedi per nascondere gli orrori della distruzione. A chi sbarca pare che il terremoto abbia avuto una specie di pudore nel suo delitto. Consideriamo che ci sono state poi nei primi 5 giorni oltre 200 scosse di assestamento, quindi il panico continuava. Qui ritorna l'atteggiamento, l'imperversazione da parte del governo centrale. È il re che arriva giù, partendo da subito, che dice: ma qui è rovina, morte, disastro, mandate navi, 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 perché il collegamento era quello. E la bella idea, una delle prime idee per il governo italiano era quella di far evacuare le persone, no? Senza pensare che tanti giorni dopo sono state trovate delle persone sotto le macerie, e di far bombardare dalle navi le città. Era decretato perché lo stato d'assedio del generale Mazza mirava alla, diciamo, distruzione della città con la dinamite. Sono voci girate che hanno avuto corso nell'immediato e si spiegano anche con la facilità in cui, nello shock collettivo, rapportandolo allo shock collettivo, trovano credito. Consideriamo, insomma, che a Reggio si è avuto il crollo di 26.000 case e altre 20.000 erano state dichiarate inabitabili. Insomma, il 95% del patrimonio edilizio di Messina e di Reggio è stato annientato. Quindi effettivamente a qualcuno può anche essere passato in testa: non le ricostruiamo più qui, le ricostruiamo altrove. Sono cose però che, lasciano poi abbastanza presto il campo a rassicurazioni. E lo shock psicologico della popolazione superstite derivava da altro. Derivava dalla materiale difficoltà di organizzare una forma di vita. Ogni famiglia aveva le sue provviste di legumi e di frutta secca per l'inverno. Ora, ogni giorno che passa, i superstiti, che si vergognano a chiedere l'elemosina, tornano a scavare nella poltiglia che fu la loro casa, verso i cadaveri dei loro parenti. C'è sempre qualche sacco di fagioli o qualche cesto di fichi. E si scavano secondo i bisogni e cucinano all'aperto le loro minestre. In ordine di importanza c'erano a questo punto 3 problemi. Innanzitutto riorganizzare una qualunque primitiva forma di vita, poi bombardare o meno la città e, una volta presa la decisione di non bombardarla, ricostruirla, ma senza sapere ancora come. C'era intanto il problema della demolizione delle macerie. E già qui, a 3 mesi dal sisma, si era fatto poco per demolire le macerie. Quindi la popolazione, difatti, a Reggio andava addensandosi intorno alla vecchia città. E quindi già questo creava un panorama nuovo. Dal momento che alla fine del Settecento era stata già ricostruita un altro terremoto, era stata costruita sulla base di esperienze di alto livello europeo con edifici asismici già da allora realizzati, ha la possibilità di mantenere quel suo stesso impianto. Come ricostruire la città è un problema che si incrocia e confligge sulla necessità comunque di dare un soccorso di medio termine, perché
comunque la popolazione bisognava ricoverarla. E quindi c'è questa decisione di costruire le baracche che appare la via obbligata non solo alle autorità italiane e ai tanti comitati sorti in Italia pro Reggio e pro Messina, ma appare inevitabile anche per quelle iniziative straniere che intervengono. Pensiamo agli svizzeri, pensiamo ai norvegesi che hanno costruito dei villaggi a Messina e che sono stati villaggi di baracche, tra virgolette, molto più qualificate, diciamo così, dal punto di vista strutturale di quelle italiane. L'ente edilizio preposto alla ricostruzione sorge solo nel 1914. Il nuovo acquedotto è inaugurato nel 1910 e questa è la realizzazione più importante dell'intervento pubblico ed è tempestiva. Ma poi i tempi di costruzione degli altri edifici statali sono insomma impressionanti. È vero che c'è di mezzo la guerra di Libia e la prima guerra mondiale. Il disagio però per la popolazione resta. Ovviamente prima di pensare a ricostruire la città si organizzò qualche cosa per dare alloggio ai superstiti. Qui scattò una splendida gara di solidarietà fra tutti i paesi europei che cominciarono a inviare case di legno prefabbricate. Ci vollero poi invece anni perché la città riprendesse un aspetto almeno parzialmente normale. Questo fu ottenuto grazie alle idee e alle iniziative di alcuni individui, tra cui il sindaco di Reggio, e cioè Giuseppe Valentino. Idee legate soprattutto a un sindaco come Giuseppe Valentino, che appunto per la sua cultura, il suo carisma, la sua determinazione riesce a portare avanti in poco tempo, in 3 anni, la ricostruzione, se non completa, ma di gran parte di questa città. La figura di Giuseppe Valentino rappresenta quella dei tanti, per fortuna tanti, uomini che si rimboccarono le maniche per ridare un'anima a questa città mortalmente ferita. Ma successe di più. La tragedia del 1908 richiamò l'attenzione di tutto il paese e anche dell'Europa sulle condizioni troppo arretrate, spesso miserevoli, del Mezzogiorno d'Italia. Nacque così un nuovo movimento meridionalista, una nuova attenzione per il nostro Sud e non a caso proprio in seguito a quella vicenda fu fondato l'ANIMI, l'Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno d'Italia, che ebbe un ruolo importantissimo negli anni successivi, soprattutto nel campo della scolarizzazione, della lotta all'analfabetismo e in generale di una serie di politiche di sostegno fattivo alle persone e alla nascita o la rinascita di una economia. L'associazione nasce proprio in rapporto al terremoto di Messina e di Reggio Calabria. In realtà il nostro fondatore Zanotti Bianco, insieme con un suo collaboratore Giovanni Malvezzi, furono inviati in Calabria subito dopo il terremoto nel 1908 da Antonio Fogazzaro. Ritornando poi nel nord, riandarono da Fogazzaro e immaginarono di dare vita ad un'associazione, anche perché avevano incontrato in una stazione della Calabria, a Pizzo, il padre Semeria, che aveva sollecitato a fare non soltanto a scrivere articoli, ma a realizzare qualche opera concreta. Così nel 1910, nelle sale del Senato, nel marzo, dettero vita a questa associazione che ebbe subito chiaro l'obiettivo. Un obiettivo che era quello di sollevare lo spirito civico, l'elevazione culturale, valorizzando soprattutto il mondo della scuola. Non esistevano allora all'epoca forme diffuse di formazione scolastica né di educazione, e quindi puntando soprattutto sulla elevazione culturale della società. Però intervennero anche in un campo delicato che era quello della sanità. Loro la malaria rendeva difficile la vita dei contadini e loro organizzarono anche in questa direzione una serie di istituzioni che furono affidate a un medico calabrese. Si trattò di un'iniziativa che ebbe, come fu detto, un grande ruolo soprattutto nel campo della formazione scolastica,
si arrivò perfino nel periodo lungo di tempo a realizzare circa 2000 istituzioni scolastiche. Contemporaneamente, proprio durante il periodo del terremoto 1908-1910, un grande archeologo, Paolo Ursi, scoprì delle opere straordinarie nelle zone di Locri Pizzefiri. E quindi questa opera doveva essere anche valorizzata e Zanotti Bianco, in collaborazione con i presidenti, il primo presidente fu Leopoldo Franchetti, avviò anche un'altra iniziativa che si chiama Magna Grecia, che ancora oggi esiste e che ha pubblicato, peraltro dopo circa 100 anni, le tavolette che erano state ritrovate. Questa ricorrenza del 28 dicembre a distanza di 100 anni, per noi è un'occasione non celebrativa, ma di un nuovo impegno per la Calabria, d'accordo con la Regione che sta sostenendo questo nostro sforzo per dare una prospettiva di sviluppo, di crescita, così come la immaginarono appunto i nostri fondatori. I fondatori erano gli spiriti più illuminati del nord e del sud, questa fu una bellissima realizzazione fra persone animate da spirito risorgimentale, che soprattutto nel nord si occuparono del mezzogiorno e che si trovarono d'accordo con i più importanti, potremmo dire, meridionalisti come appunto Gaetano Salvemini, Giustino Fortunato ed altri, e dettero vita all'associazione che ancora oggi esiste e speriamo possa continuare la propria azione. Ecco dunque che da una terribile tragedia, ecco dunque che dalla cancellazione quasi integrale di una generazione, nacque però, almeno e per fortuna, una nuova Calabria, un nuovo Mezzogiorno.